Una vergogna, mi sento male, perché questo doveva andare un minimo un mese in carcere per capire il danno che ha fatto, e a monito anche dei ragazzi che corrono. La rabbia e il dolore dei familiari di Federica Canneti, la giovane aretina morta in uno schianto fatale sulla strada regionale 71, il 23enne che si trovava alla guida dell'auto ha patteggiato infatti a 3 anni. 3 anni di reclusione con patente revocata, quindi diciamo una pena minima. Sostanzialmente, secondo me, non è equa rispetto alla gravità del fatto commesso. Ricordiamo che erano contese due aggravanti, quali la velocità che portava il reato da 5 a 10 anni e l'aveva provocato, oltre che il decesso, anche lesioni personali. Era la notte del 7 ottobre, Federica era seduta sul sedile posteriore, l'auto viaggiava a più di 130 km orari in un tratto al limite 50, oltre il doppio del consentito, come stabilito dal consulente incaricato dalla procura. Poi il drammatico impatto con un'altra auto costato la vita alla ragazza. Al 23enne accusato di omicidio stradale sono state riconosciute le attenuanti generiche. Per lui si apre adesso la strada dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La condanna, ringrazio la giustizia italiana, l'abbiamo avuto noi, perché noi abbiamo la vita rovinata per il resto dei nostri giorni. È chiaro che nessuna pena poteva lenire il dolore dei miei assistiti, però una condanna a 3 anni mi lascia un po' interdetto. Federica sognava di diventare ostetrica, un sogno spezzato quella drammatica notte, ma che oggi potranno vivere altre giovani studentesse grazie a una borsa di studio intitolata alla ragazza.